oggi, dopo oltre 2 anni, torneremo a trattare la rubrica equestre sul mio canale YouTube. Quindi parleremo della differenza tra dressage, salto ostacoli e cross country. E parleremo anche del PFR e soprattutto come trovare, diciamo, prima di parlare di questa differenza, bisogna capire che soprattutto nel dressage, ma questo vale anche nel salto ostacoli, dressage è la prima prova della disciplina equestre. In realtà bisogna fare stavo parlando del dress. Sì, è necessario che i tuoi pensieri nel binomio cavaliere-cavallo, i tuoi pensieri si devono tramutare nei movimenti del cavallo. Per fare questo, riuscire a ottenere la fiducia del cavallo, quindi devi prima imparare a giocarci e non puoi costringere a fare qualcosa che il cavallo non vuole fare. Il cavallo non nasce per cavalcare o per essere cavalcato. Un'altra cosa che vi volevo dire, anche se è estremamente possibile, difficile, pochissimi ci sono riusciti nella storia. È possibile riuscire a cavalcare anche senza sella, anche se ovviamente non è consentito, a meno che, insomma, non sei estremamente esperto e non conosci benissimo il cavallo, insomma. Neanche i campioni olimpici riuscirebbero a fare una cosa del genere. Io ovviamente non sarei in grado di fare una cosa del genere. Cavalcare sì, ma non fare questo. Comunque, ritornando a quello che vi dicevo, è necessario, vi dice, imparare a giocare col cavallo, conoscerlo. Che cos'è il dressage? Il dressage è la prima prova della disciplina equestre, come vi dicevo prima, e consiste in una specialità equestre in cui il cavaliere, in sella al cavallo, deve fare tutta una serie di figure e di movimenti in cui si dimostra il grado di addestramento del cavallo. Per quanto riguarda invece il dressage, ovviamente tipico del dressage, come dicevo prima, è il PFR. Il PFR è un'area in cui il cavallo si muove al passage, quindi sul posto, senza camminare, insomma, senza spostarsi lateralmente. Per quanto riguarda invece il salto ostacoli è una parte della disciplina equestre. Di solito la si fa dopo un paio d'anni che uno studia equitazione, e minimo un anno e mezzo, ovviamente. Ci sono ben 13 diverse gare che uno può fare. Si può partire da un'altezza di 40 cm fino ad arrivare a un'altezza di 1,50 m per il cavallo. Il pony invece può fare soltanto 6 diverse specialità ad un'altezza di 40 cm, e ovviamente può arrivare fino a è necessario conoscere bene il cavallo, ed è fondamentale il binomio ed entrare in sintonia col cavallo. Quindi questo, quello che vi ho detto prima del dressage,
Bisogna veramente, il cavallo non deve avere paura, è importante, anzi fondamentale, che il cavallo si senta sicuro quando sta per. Quindi bisogna trasmettere la sintonia al cavallo e ottenere la fiducia. Altrimenti, come dissi anche in un altro video, rischiate che vi disarciona se il cavallo non è sicuro e voi non gli trasmettete sicurezza nel momento in cui vi preparate a saltare l'ostacolo. Infine, vi dicevo, si può arrivare anche a un'altezza di 2 metri in alcune tipologie sportive, in gare tipicamente di velocità. Per quanto riguarda l'altezza di 2 metri, insomma, parliamo insomma di gare insomma molto complesse. E residuali, insomma, rappresentano l'eccezione, non la regola. Per quanto riguarda invece l'ultima cosa, quindi il cross country rappresenta probabilmente la disciplina più difficile delle specialità equestri. È uno sport olimpico in cui è necessaria ottenere la. Si parla sempre di alcuni ostacoli che deve sostenere il cavallo. Come vi dicevo, bisogna fare appunto delle gare molto lunghe con dei. Ah, un'altra cosa che vi dicevo prima, nelle gare a ostacoli, il percorso può andare dai 700 metri ai 1000 metri per quanto riguarda la gara di dressage. Mi stavo dimenticando. Per quanto riguarda invece il cross country, dicevo, è una gara in cui deve sempre saltare degli ostacoli, però deve percorrere dei percorsi molto più lunghi rispetto al salto ostacoli. Sono gare che possono durare anche giorni e quindi fondamentale, per esempio, durante alcune di queste gare, per esempio, il medico misura la frequenza cardiaca del cavaliere, del cavallo, per vedere se sono in forma e se possono effettivamente partecipare a questa specialità equestre. Se uno dei due, per esempio, non ha una frequenza regolare, ovviamente potrà. Parliamo di cavalieri estremamente esperti, possono fare cose del genere. E io un'altra cosa che vi volevo dire, questo lo dissi già in un altro video, io consiglio a tutti sempre la monta all'inglese, non all'americana. Perché? Perché la monta all'americana bisogna saperla fare, a meno che la scuola non è estremamente esperta e non sappia effettivamente come si fa, può anche rischiare di rovinare la schiena. Quindi a meno che, diciamo, non abbiamo delle scuole veramente eccezionali che fin da bambini ti insegnano ad andare con la monta all'americana, io la sconsiglio caldamente perché è estremamente raro trovare qualcuno che sappia cavalcare bene con la monta americana. Quindi, a meno che non si è sicuro al 100% di essere una scuola veramente straordinaria, con dei cavallerizzi, come direi io, insomma, veramente eccezionali, io la sconsiglio, a meno che ovviamente non rientriamo in questa situazione. E quindi ovviamente in quel caso, dicevo, se il battito cardiaco non è regolare, potranno fare questa specialità, il cross country, però partire un poco di ritardo. Buona visione, insomma, ci tenevo a
fare questa rubrica sul cavallo perché ci tenevo insomma a completare insomma questa rubrica per dare qualche informazione in più, insomma, e qualche consiglio su come effettivamente migliorare nell'andatura equestre. Ovviamente non sono un maestro, ma è semplicemente quello che ho imparato e quello che insomma quello che ho imparato a livello teorico, perché poi io non ho mai saltato nella corsa ostacoli o queste specialità, però credo che con un po' di impegno potrei anche riuscirci, ovviamente me la cavo insomma ad andare a cavallo. Ci tenevo a dirvi questo. Io penso, l'ultima cosa che vorrei dire, che il cavallo non è fatto per stare in un recinto, cioè è giusto che sia così, però io penso che ci debbano essere anche dei cavalli che possano vivere tranquillamente liberi, perché il cavallo non può stare agli arresti domiciliari, ma è giusto che possa vivere libero, insomma, come la natura l'ha creato. Ci tenevo a dirvi questo. Buona visione.